Tra i giornalisti presenti della carta stampata e non, notiamo Stanislao Liberatore, profondo conoscitore dei segreti e dei lussi dell'aristocrazia romana a tavola. Liberatore è alle prese con i sapori, i vizi e i misteri delle prelibatezze della serata dedicata a tuttoabruzzo.it. Ma perché i formaggi a tavola? Hai detto bene, anche i formaggi, perché non solo. Beh, le libagioni dei Cesari erano rinomate per tante pietanze, a iniziare dall'onnipresente garum, quindi questa salsa a base di pesci e soprattutto a base di interiora di pesci. Era onnipresente, Valeriano, era onnipresente perché veniva messa a mo' di condimento, a mo' di sale in tutte le pietanze, addirittura mescolata con la frutta, quindi con le pesche, l'uva, le noci, qualcosa di incredibile, qualcosa di veramente improbabile per i nostri palati attuali. E poi sì, il formaggio, la regina, o meglio, il principe della tavola. Uno dei formaggi più rinomati è citato da Apicius, da Marcus Gavius, detto Apicio, nelle sue ricette, pensa, è il nostro pecorino di Farindola. Il pecorino di Farindola che non ha nulla di invidiare al docleustico o al flaviano. Sono formaggi veramente di gran lunga, di una stazza superiore a molti altri, ma ripeto, il nostro pecorino, tra l'altro noto per un particolarissimo caso, perché è fatto solo ed esclusivamente di caglio di suino, è questo che lo rende davvero unico e particolare, primeggiava nelle tavole dei Cesari. Altro collega non meno goloso che si delizia il palato come se gustasse una corale manovra offensiva nero-verde è Giuseppe Rendine, la penna che sancisce gioie e malumori del calcio italiano. Beh, una serata libera con tanti prodotti del nostro territorio, una bella serata a margine del compleanno, penso di aver capito, di tutto Abruzzo, di una rivista che in pochi mesi ha guadagnato degli spazi importanti nell'editoria, cioè regionale, un giornale che si è nato dall'iniziativa di un gruppo di giovani che i quali hanno pensato di fare un prodotto della loro terra, di pubblicizzarlo, di reclamizzarlo, di farlo conoscere, anche un gesto d'amore nei confronti della propria terra, di memoria, di amore, di divulgazione, diciamo così, di un patrimonio incredibilmente vasto che vale la pena di conoscere fuori dalla costa. Questa è una bella serata, stiamo tra amici alla vigilia della festività natalizia. Un caro augurio di uno splendido anno a tutti. Nella festa del primo compleanno di tuttoabruzzo.it vengono ricordate anche le vetrine fuori regione che hanno permesso alla rivista di farsi conoscere oltre i confini regionali, la partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo a Milano e la presenza al Vini Italy di Verona. Il giornalista Nando Marinucci. Tuttoabruzzo.it compie un anno. Auguri. Siamo proprio anche in clima natalizio. Beh, bisogna dire che è uno strumento incredibile per la valorizzazione del nostro territorio, delle nostre tradizioni. Vedo che c'è uno staff incredibile che va alla ricerca anche di posti incantati come questo. Io ho scoperto oggi questa magnifica cantina e ristorante Ferrara. È un qualcosa di spettacolare, Valeria. E allora cosa dire a tutto Abruzzo? E bisogna continuare su questo binario e io sono con loro. La temperatura goliardica del convivio è in aumento, come il numero degli abbonati alla rivista tuttoabruzzo.it. Bella gente avvolta dai piaceri culinari, scorrono le tante belle curiosità legate alla tipicità culinaria del ristorante Ferrara, curate dall'abile regia del vivandiere Claudio D'Alfonso. Ah, sinceramente, vabbè, qui abbiamo una bella focaccia con lardo di colonnata per farvela assaggiare. Poi abbiamo proposto vari insaccati regionali e per insomma gustare in base anche ai vini che abbiamo abbinato, sia per quanto riguarda il Trebbiano, del Cerasuolo, sempre dell'azienda Masciarelli, e per chiudere con il suo grandissimo Montepulciano. E stiamo facendo assaggiare adesso un piatto che è un raviolo di burrata ai profumi di bosco e spero che la serata sia di vostro gradimento. Non sarà il dio della vendemmia, ma Simone Serra, collaboratore dell'azienda Masciarelli, ci aiuta a cacciare col vino gli affanni e ci fa intendere che la verità è sempre nel vino. Basta indovinare l'abbinamento vincente. Allora, in questa splendida serata siamo partiti con dei vini bianchi
sempre dell'azienda di Masciarelli, però siamo passati nel teramano con l'azienda Valori, sempre di proprietà di Masciarelli. Siamo partiti con un Trebbiano Valori, annata 2008, per passare poi a un Cerasuolo Villa Gemma e per finire con un Iskra Montepulciano, che è una riserva, un 2003, sempre di Masciarelli, però siamo passati nella provincia di Teramo. È un vino che invecchia per un anno e mezzo circa in legno di rovere, è una vigna che si trova precisamente a Corropoli, 45 anni vecchia circa, ed è un Montepulciano strepitoso, da conoscere e da far conoscere. Il Natale, l'anno nuovo ci consegnano nuovi doni, rinnovati propositi e progetti per raggiungere gli obiettivi che la redazione di tuttoabruzzo.it si prefigge per il 2010. Gianluca Di Nino, Alessio Di Orio e Gianluca De Rosa. Che sia un 2010 ricco di soddisfazioni, come il 2009. Tutto Abruzzo diventerà il primo giornale d'Abruzzo. Grazie. Ma io l'ho scritto anche nell'editoriale sull'ultimo numero, sicuramente gli obiettivi per crescere sono due: quello di sicuramente di portare l'Abruzzo fuori dalla regione Abruzzo, quindi cercare qualche canale per riuscire a promuovere l'Abruzzo al di fuori della nostra regione. E un altro canale molto importante al quale tengo particolarmente è quello degli emigranti, quindi creare attraverso tutto Abruzzo un ponte tra l'Abruzzo e gli emigranti, quindi in giro per il mondo e viceversa. Auguri tuttoabruzzo.it, auguri, perché i tempi sono maturi, perché l'anno nuovo è sulla porta. Un anno pieno di speranze, con domande o risposte poco importa, purché diano un senso, come in questa serata del primo compleanno della rivista tuttoabruzzo.it. Prima di congedarci e di scendere dal colle di Bucchianico, incrociamo la signora Assunta, il cardine della cucina del ristorante Ferrara, colei che ha ereditato la profonda tradizione, la memoria e la passione culinaria dei Santo Ferrara. E io sono felice che tutti siano rimasti soddisfatti e contenti, perché questa cantina sinceramente è voluta fortemente da mio figlio. Abbiamo riscavato un po' tutto il passato, perché per me la cisterna dove papà aveva l'acqua, che abbiamo acquistato questa casa nel 47, era un bel ricordo, non volevo, però ora sono contenta. Da redazione Sprint auguri a tutti e che il meglio del 2009 possa essere il peggio del 2010.